Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura il bollettino del coronavirus nella nostra regione. Tornano ad aumentare i contagi in Abruzzo dopo diversi giorni di stasi. Oggi 6 nuovi casi, anche se scendono i pazienti ricoverati. Il servizio di Alfredo Primante. Dopo giorni in cui l'Abruzzo ha navigato sulla soglia dei zero contagi, oggi si registrano 6 nuovi casi di positività al Covid-19 che fanno salire così il numero complessivo dei contagiati nella nostra regione a 3.298 da inizio emergenza. 27 sono le persone, meno uno rispetto a ieri, ricoverate in ospedale, ma nessuna fortunatamente in terapia intensiva, mentre gli altri 129, meno 3 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Resta fermo a 464 il numero dei pazienti deceduti, 2.678 più 10 rispetto a ieri invece sono le persone dimesse o guarite, mentre 2.625 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono negative a 2 test consecutivi. Dunque gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale complessivo dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, è di 156 con una diminuzione di 4 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 226 sono residenti o domiciliari in provincia dell'Aquila, più 1 rispetto a ieri, 825 in provincia di Chieti, più 4 rispetto a ieri, 1587 in provincia di Pescara, meno 1 rispetto a ieri per rettifica, 632 in provincia di Teramo, 26 sono di fuori regione, mentre per 2 casi non è indicata la provenienza. Cambiamo argomento. Visita questa mattina presso il comune di Loreto Aprutino dei capi dipartimento di ANAS per studiare un progetto che vada a migliorare la viabilità sul tratto di strada Loreto Penne. Obiettivo: non perdere il finanziamento di 37 milioni di euro già disponibile. Il servizio di Stefano Recanati. Lavorare in fretta per arrivare entro settembre alla scelta migliore per lo sviluppo del tratto di strada Loreto Penne, così da non perdere in maniera definitiva i 37 milioni di euro disponibili. Dunque, 22 anni dopo, lo stop ai lavori sulla famosa Mare Monti sono tornati a riunirsi, spinti dal senatore Luciano D'Alfonso, i sindaci dell'area vestina, che unitamente all'ente provincia di Pescara, per l'occasione hanno incontrato il capo dipartimento ANAS per le manutenzioni, l'ingegner Matteo Castiglioni, e il capo dipartimento per le progettazioni e le nuove opere Eutimio Mucilli, mentre in collegamento video è intervenuto l'amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini. Proprio quest'ultimo, confermando l'esistenza del finanziamento, ha chiesto di fare unione, così da procedere in fretta con la realizzazione dell'opera, che giorno dopo giorno diventa sempre più indispensabile. Basti pensare che quella vestina è l'unica zona che ad oggi non ha uno sviluppo territoriale legato alle infrastrutture. Purtroppo il litigio che a volte si crea nei territori ha sequestrato quest'opera, ha bloccato quest'opera. Questa è l'ultima occasione per recuperare e portare alla vita un'opera di cui ha diritto e necessità la zona vestina. Noi dobbiamo riordinare, razionalizzare la viabilità, togliendo la rischiosità di questa viabilità ed elevando la velocità. Il codice della strada assicura in Italia il diritto alla circolazione in sicurezza. Questa strada non è né sicura né veloce. Noi attraverso il fondo che già abbiamo, 37 milioni di euro, più quello che servirà, e l'ingegner Simonini si è impegnato ad incrementare, più quello che dovremo recuperare dalla Regione perché ha distolto 7 milioni di euro, noi abbiamo un plafond per portare questa viabilità in sicurezza e in velocità. Ma lo sviluppo della viabilità vestina non dovrebbe fermarsi a quest'opera. Infatti si sta già lavorando anche ad un nuovo svincolo autostradale sul territorio di Cappelle sul Tavo e dal conseguente miglioramento della strada che da lì si snoda verso l'area vestina, attraversando i comuni di Collecorvino e Moscufo. Io, quando cessai di fare il presidente della provincia nel 99, lasciai al mio successore una convenzione firmata con l'allora potentissimo presidente di Autostrada Giancarlo Elia Valori, e l'ANAS avrebbe fatto le rampe di accesso. Purtroppo nulla si è fatto da allora per una serie di ragioni, perché poi nel frattempo diventò privata la gestione. Adesso riprendiamo il rapporto con l'attuale gestore di autostrade, io mi farò carico di riaprire il dossier e di riportare a convergenza quello che deve fare Autostrade e quello che deve fare ANAS. Non è facile, ma non è impossibile.
Sono pronti per essere pubblicati i bandi della Camera di Commercio di Teramo con i quali saranno elargiti 660.000 euro alle aziende in difficoltà. Il presidente Lanciotti rassicura il territorio che nulla cambierà con la fusione tra gli enti di Teramo e L'Aquila, una fusione che Teramo non voleva ma che deve accettare dolorosamente dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Il servizio di Tania Bonici Castelli. La Camera di Commercio di Teramo mette sul piatto 660.000 euro di finanziamenti per le imprese in difficoltà. I bandi sono pronti e a usufruirne potrebbero essere oltre 600 aziende del territorio. Il settore più colpito dalla pandemia in provincia risulta essere il turismo e su questo l'ente camerale si impegnerà sino allo stremo. Questa mattina noi presenteremo 4 bandi, il quinto l'abbiamo già fatto uscire qualche settimana fa, sono 660.000 euro che mettiamo a disposizione per il mondo imprenditoriale, i bandi toccano un po' tutte le esigenze che il mondo delle imprese ci ha posto in queste settimane, siamo partiti con il primo bando sulla liquidità di 15.000 euro con l'abbattimento di 4 punti di interessi e questa mattina presenteremo 4 bandi, uno per ridare contributi a chi ha sostenuto spese per quanto riguarda la messa in sicurezza per il coronavirus. Un altro bando sulla digitalizzazione, un bando sull'internazionalizzazione, un bando per quanto riguarda tutte le iniziative che si faranno nonostante il coronavirus nel territorio per valorizzare le iniziative importanti che ci saranno nelle prossime settimane. Però il territorio è preoccupato, la provincia di Teramo è preoccupata per questa fusione, cosa sarà di noi? Siamo rammaricati e sorpresi dalla decisione della Corte perché di fatti la Corte Costituzionale ha preso una decisione che è esattamente il contrario di quello che aveva preso l'anno scorso. Hanno praticamente fatto un'inversione a U, come si direbbe, prendiamo atto da una scelta della Corte che è molto politica e non tecnica e quindi andremo alla fusione. Andremo alla fusione in un territorio, come abbiamo sempre detto, molto importante, molto bello, molto verde, molte imprese e molto turismo, quindi credo che l'ente unico che nascerà alla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia sarà sicuramente un ente di riferimento per sostenere tutte queste cose qui. Quindi, e la nostra sede? La sede sarà la sede secondaria, quella teramana, la sede legale sarà quella aquilana, cercheremo di rafforzare anche da un punto di vista delle cose, dei contenuti, le sedi secondarie, ma credo che non cambierà nulla per quanto riguarda le risposte che questo ente ha dato e continuerà a dare al mondo delle imprese. Massi Camaro, però, il presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gloriano Lanciotti, quando deve spiegare che cosa succederà alla rete imprenditoriale teramana all'indomani dell'imprevedibile sentenza della Corte Costituzionale che di fatto ha sancito la fusione con l'ente camerale dell'Aquila. A Teramo, infatti, resterà solo una sede secondaria. Approvato il bilancio 2019 del comune di Roseto degli Abruzzi, il sindaco Sabatino Di Girolamo ha annunciato ai nostri microfoni che si ricandiderà alle amministrative del 2021. Giuseppe Dintino. 8 favorevoli, 5 contrari. È approvato il rendiconto 2019, quindi mai consiglio è stato più breve. Un consiglio comunale flash, quello di Roseto degli Abruzzi, durante il quale, anche con i voti decisivi dell'opposizione, si è approvato il bilancio dell'ente locale, risanare facendo, il motto del sindaco. Abbiamo risanato il bilancio del comune di Roseto degli Abruzzi con 4 anni di politica di rigore, attenta al recupero dell'evasione, attenta ad utilizzare ogni economia possibile, attenta, la politica attenta ad intercettare fondi esterni. Abbiamo completato quest'opera di risanamento con la vendita di un'area sul lungomare, ma negli anni passati per obbligo di legge e per imposizione dei revisori dei conti io ho dovuto pagare già 1,5 milioni del disavanzo del consuntivo 2015 con fondi miei, quindi a prescindere da questa vendita. Questo ha comportato una forte sofferenza a livello di manutenzione della città. Risanare però facendo è stato il nostro motto. Oggi, superata la difficoltà economica, in questo ultimo anno di attività, in questo rush finale della consigliatura, ci sono le condizioni per dare grandi risposte alla città a livello di manutenzione del territorio. Quanto ha pesato il lockdown su questo bilancio?
Ha pesato perché innanzitutto noi avremo una sofferenza nelle entrate come tutti i comuni e questa sofferenza nelle entrate avrà delle ripercussioni, ma anche c'è anche l'altra problematica. Noi ad esempio abbiamo accordato ai nostri cittadini un rinvio nel pagamento di tutte le imposte. Questo rinvio nella riscossione di importanti tributi a fine anno, noi solo per questo rimetteremo circa 300.000 euro di costo per l'anticipazione di tesoreria che si renderà necessaria. La consiliatura di Di Girolamo sta per volgere al termine, nel 2021 infatti sarà eletto un nuovo sindaco. Il primo cittadino uscente ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi nel tentativo di compattare tutta l'area di centrosinistra. Non lascio le cose a metà, le parole del sindaco. Io pongo la mia ricandidatura per le elezioni prossime del 2021 all'insegna della unità del centrosinistra. Vorrei essere una persona che unisce tutte le forze progressiste, tutte le forze riformiste di questa città e che porta questa città, al governo di questa città nel 2021 ancora un gruppo dirigente serio, onesto, competente. Ad Avezzano sono stati consegnati altri mezzi alle associazioni di volontariato che si occupano della protezione civile. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha incontrato i volontari anche in vista dell'inizio della campagna antincendio boschivo. Il servizio. Questo è un polo logistico fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini e per mettere in condizione la protezione civile e la Croce Rossa di avere luoghi dove stoccare i propri mezzi, addestrare il personale. Noi stiamo sostenendo le nostre associazioni oggi con la distribuzione di questi mezzi, e da lunedì inizia la stagione dell'antincendio e quindi era doveroso venire anche a passare in rassegna, mettiamola così, questo splendido personale con i loro mezzi che aiuteranno a tenere sotto controllo gli incendi della nostra regione. Veniamo da un periodo molto intenso, siamo stati assorbiti per le attività dovute all'emergenza del Covid, ma questo non ci ha fermato, abbiamo programmato l'attività dell'antincendio boschivo che parte lunedì, abbiamo potenziato il sistema, abbiamo acquistato nuovi mezzi, abbiamo formato altre persone, ma contestualmente a questo oggi è una giornata di festa perché diamo al volontariato 75 mezzi, 66 idrovore, moduli antincendio, quindi tutto ciò ed è diciamo una giornata di festa, ma ed è anche un atto dovuto, diciamo. La Croce Rossa ci ha dato una grossa mano, ci ha aiutato, questa è una struttura che si presta facilmente a essere raggiunta, è stata vicinissima, sta sulla autostrada, è baricentrica rispetto all'Abruzzo, quindi è una struttura ideale per la distribuzione diciamo, di queste DP per l'emergenza Covid. Dopo Teramo, Martinsicuro e Pineto, il centro antiviolenza La Fenice apre uno sportello anche a Isola del Gran Sasso. La sede sarà ubicata nella scuola primaria Parrozzani, la prima opera antisismica realizzata dalla Croce Rossa Italiana. Vediamo il servizio. Sarà ospitato nella scuola primaria Parrozzani di Isola del Gran Sasso uno sportello antiviolenza del centro La Fenice. Si tratta della prima opera antisismica realizzata dalla Croce Rossa Italiana con le donazioni del terremoto del 2016. Dopo Teramo, Pineto e Martinsicuro, la provincia di Teramo ha inteso così aprire una finestra di ascolto nell'area montana del territorio, dalla quale provengono tante segnalazioni di disagio. È un traguardo non soltanto per il comune di Isola del Gran Sasso, ma per tutta l'area montana, perché questo sarà uno sportello d'ascolto posto diciamo, al servizio dell'intera vallata siciliana. Quindi è veramente importante ed è un esempio di come degli enti possono fare rete per raggiungere un obiettivo comune. Per noi, come Croce Rossa Comitato di Teramo, è una giornata molto importante perché portiamo a termine un progetto iniziato già da diversi mesi. E io, in quanto nuova Presidente di questo comitato insediandomi a febbraio, ho preso in eredità questo nuovo progetto del mandato precedente. Noi grazie a questo riusciremo a dare il nostro supporto nella comunità montana di Isola del Gran Sasso. Oggi firmiamo proprio una convenzione, una rete di collaborazione con la provincia di Teramo, con l'amministrazione comunale di Isola del Gran Sasso e con La Fenice. Il centro sarà aperto ogni lunedì dalle ore 10 alle ore 12. Per mettersi in contatto telefonicamente basterà comporre lo 0861 02 9009.
La Guardia di Finanza di Pescara ha denunciato 3 imprenditori del pescarese che hanno posto in essere una frode fiscale per oltre 800.000 euro perpetrata attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti utilizzando anche lavoratori in nero. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che un'impresa operante nel settore del volantinaggio aveva ideato un sofisticato sistema di false fatturazioni agevolato da 2 società cartiere compiacenti. Le indagini hanno messo in evidenza come l'impresa di distribuzione dei volantini si sia avvalsa per anni di lavoratori in nero retribuiti con un compenso di 3,15 euro l'ora ed attinti dalle fasce sociali più deboli, simulando la concessione in appalto dei servizi alle imprese compiacenti, le quali fatturavano corrispettivi inesistenti senza ovviamente versare alcuna imposta. L'attività truffaldina ha peraltro privato i lavoratori delle coperture previdenziali, assistenziali ed assicurative, sottraendo oltre 200.000 euro di imponibile alle competenze dell'INPS e dell'INAIL. Lasciamo la cronaca, la BCC di Cappelle sul Tavo si conferma banca del territorio grazie agli ottimi risultati ottenuti. Importante il lavoro portato avanti nel periodo dell'emergenza sanitaria. Il servizio di Paolo Renzetti. Presidente Borgia, numeri positivi per la BCC di Cappelle sul Tavo, miglioramento dei conti nonostante l'emergenza sanitaria. Questo è il risultato di uno sforzo fatto soprattutto dalla struttura tecnica, con a capo il direttore Adriano Giacintucci, che negli anni ha voluto e ha saputo contrastare tutte le emergenze e tutte le avversità che il periodo di crisi, ricordiamoci iniziato nel 2008-2009, non ancora del tutto completato, ha portato con sé. Una lotta contro tendenza veramente entusiasmante, devo dire, perché ci ha consentito innanzitutto di corrispondere alle esigenze degli operatori, delle famiglie, dei professionisti del nostro territorio in maniera continua, nonostante le difficoltà presenti, ma avendo sempre un occhio alla capacità di rimborso, alle prospettive delle persone che si avvicinavano alla banca per chiedere credito. Quindi una riqualificazione continua del comparto creditizio che ci ha permesso anche di migliorare i nostri rating. Oggi la nostra capogruppo ci posiziona in classe A, questo è per noi motivo di grande orgoglio. Oggi siamo in una condizione veramente molto molto positiva, gli indicatori sono migliorati tutti, anche la liquidità aziendale continua a crescere grazie al rafforzamento continuo del rapporto di fiducia che i depositanti hanno con la nostra realtà. Quindi siamo chiamati ad un ruolo di grande responsabilità perché dobbiamo sopperire ai vuoti lasciati dalla rarefazione, dalla desertificazione del tessuto creditizio regionale e intendiamo farlo mantenendo sempre memoria, ricordandoci sempre chi siamo, qual è la nostra dimensione e qual è la nostra mission. Abbiamo già subito all'avvio dell'emergenza concesso delle misure transitorie di finanziamenti alla clientela e nelle more che i decreti governativi trovassero piena attuazione e possiamo dire che ad oggi sono stati concessi oltre 1.000 moratorie, circa 900 richieste di finanziamento per un valore di circa 15 milioni di euro, quindi devo dire che la struttura tecnica della banca composta da 85 persone si è prodigata al meglio delle proprie possibilità, considerando anche, questo è un dato importante che vorrei sottolineare, che la banca come servizio pubblico essenziale ha operato comunque in una situazione di emergenza. A causa dell'emergenza Covid non c'è stata la consueta benedizione pasquale del Centro Commerciale Universo a Silvi Marina. Questa mattina il Vescovo della Diocesi di Teramo Atri ha fatto visita alla struttura per incontrarne i dipendenti e i proprietari. Vediamo il servizio.
Anche il clero recupera le prestazioni arretrate causa lockdown. Il vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, questa mattina si è recato al centro universo di Silvi Marina per la benedizione di Pasqua slittata per la pandemia. Un invito che ho accolto molto volentieri, anche perché sono realtà sul territorio molto importanti, sono luoghi di aggregazione e la Chiesa deve essere vicina non soltanto a coloro che organizzano, ma anche essere vicina a coloro che partecipano a questi momenti di incontro all'interno di una realtà così compresa come un centro commerciale. Con quello che tutti i problemi che ci sono stati, il lockdown e quant'altro, non era stato possibile fare la classica benedizione di Pasqua che noi facciamo nel territorio, e quindi ho chiesto a Montina se poteva venire e benedire tutti noi e darci anche una mano, un conforto, una parola, una pacca sulla spalla per dire dai, ce la facciamo, andiamo avanti, che si riparte tutti insieme e ce la faremo. Il vescovo auspica anche che nelle attività aperte la domenica possano svolgersi le celebrazioni eucaristiche. Speriamo che anche in questo centro commerciale ci possano essere momenti di incontro, anche di preghiera, e spero anche qualche celebrazione eucaristica domenicale, perché molti sono qui la domenica, vivono ore in questi centri commerciali e credo che la Chiesa non può non far sentire la sua presenza. Presenti anche il sindaco e il vice sindaco di Silvi, che hanno pregato all'ingresso del centro commerciale insieme al numero uno del clero teramano. Ci fa piacere la visita di Sua Eccellenza il Vescovo però sul nostro territorio e poi su un impianto che sicuramente darà e dà molta soddisfazione alla città. Non dimentichiamo che il centro commerciale che oggi ci ospita programma e dà comunque lavoro a tante famiglie, ma soprattutto fa tantissime iniziative di carattere sociale che interessa non solo Silvi ma tutto l'Interland di questa zona. L'ex capitano della Roma Francesco Totti e l'ex allenatore del Pescara Luciano Zauri sono stati testimonial dell'inaugurazione del polo sportivo e sociale di Celano. Vediamo. Francesco Totti e Luciano Zauri come testimonial di eccezione per l'inaugurazione del polo sportivo sociale dell'Istituto Benedetto Croce di Celano, una struttura recuperata dall'amministrazione comunale e restituita alla cittadinanza dopo lavori a tempi di record che hanno ridato splendore ad un centro polivalente dedicato ai ragazzi dell'ANFAS e privo di barriere architettoniche, un campo da basket dedicato al grande Kobe Bryant, un campo da calcetto, una palestra rinnovata e fiori all'occhiello del polo sportivo e sociale che ha visto anche l'inaugurazione dell'Istituto Benedetto Croce che accoglierà tutte le attività dell'ANFAS. Al taglio del nastro hanno partecipato Francesco Totti e Luciano Zauri come simboli di sport e solidarietà. Sensazioni positive, bellissime, sono cose che ti inorgogliscono, partecipare a questi eventi è significante, perciò quando mi hanno chiamato ho subito accettato. È sempre un piacere anche quando stai un'altra parte che non è Roma e ti accolgono migliori di modi, penso che è una cosa bellissima. Io spero che possa proseguire nel migliore di modi, anche perché stare dietro a questi ragazzi dà un forte aiuto sia a loro che a noi, e che possano crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. Questa è casa mia, quindi ho accettato ovviamente volentieri di fronte a un progetto del genere, quindi faccio i complimenti all'amministrazione, a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima struttura, dedicata non solo alle persone che verranno qui, ai ragazzi che giocheranno, ma anche alle persone magari meno fortunate, che secondo me è la cosa più bella. Io ho trascorso un anno della mia vita, ho il mio mister Gabriele Fegatilli qui che, insomma, che vedo sempre con immenso piacere. Purtroppo ci vediamo poco, ma insomma tornare qui è come tornare a casa. La disabilità è una condizione, non è una malattia che colpisce persone che spesso questa società emargina. Questo è il messaggio lanciato dal sindaco Settimio Santilli, che ha accolto i due campioni portando loro l'abbraccio dell'intera comunità di Celano. Presenti anche il governatore Marco Marsilio e l'assessore allo sport Guido Liris. Il progetto è stato irto di difficoltà e di problemi, però quest'oggi diciamo che ne valsa ampiamente la pena. Abbiamo abbattuto tutte le barriere architettoniche e quindi questa struttura sarà dedicata soprattutto ai ragazzi disabili. Disabilità che non è una malattia ma è una condizione di vita, e quindi è a loro che dedichiamo questa struttura e soprattutto al loro diritto di dignità e di rispetto.
E siamo dunque pienamente entrati nella pagina dello sport. Questa sera la 32esima giornata di Serie B con il match dello Zini tra Cremonese e Pescara che pone fine al primo mini tour de force di questo finale di campionato. Gara da non fallire per i biancazzurri contro i lombardi che occupano la zona playout e sono distanti 5 punti. Uscire indenni da Cremona vorrebbe dire mettere una piccola ipoteca sulla salvezza. Una sconfitta invece complicherebbe i piani del Delfino. Nel Pescara pronti al rientro Bettella e Masciangelo reduci entrambi da una squalifica. La novità principale sarà l'esclusione di Galano dall'11 titolare. L'ex Bari e Foggia sarà della partita nel secondo tempo e dal primo minuto sarà Clemenza ad agire a ridosso di Maniero. Nella Cremonese out l'infortunato Deli e lo squalificato Arini. A centrocampo si dovrebbe rivedere Castagnetti. Dovrebbero essere della partita i tre ex Crescenzi, Balzania e Ciofani. In panchina ci sarà il vice Groppi visto che il tecnico Bisoli è anch'egli squalificato. Arbitrerà Maggioni di Lecco, fischio d'inizio alle ore 21, appuntamento su TV6 con diretta stadio a partire dalle ore 20:30 per commentare la partita assieme ai nostri ospiti. Serie C, non ha giocato il primo turno di playoff con il Teramo perché in scadenza di contratto. Il portiere ora svincolato Matteo Tomei racconta la stagione in biancorosso e l'addio amaro alla maglia che ha difeso da titolare in stagione. Il servizio di Jacopo Forcella. Ti dico la verità, io la partita non l'ho vista perché sarebbe stato una pugnalata al cuore, perché vedere i miei compagni giocare e io non poter esserci, sarebbe stato veramente difficile. Ho visto gli highlights, ho visto le immagini e sicuramente il Teramo ha fatto una partita gagliarda contro una squadra secondo me molto molto forte. E quindi diciamo che un pareggio al Ceravolo è tutto di guadagnato. Peccato che appunto il Catanzaro avesse due risultati su tre per passare. La programmazione iniziale era stata fatta per fare un campionato importante, però non è mai semplice, anche perché è stata allestita una squadra totalmente nuova e quindi entrare subito nei meccanismi non era semplice, e quindi di conseguenza diciamo che le aspettative penso che fossero state diverse da quelle che poi dopo si sono verificate in realtà. Sono ritornato a Teramo quando c'è arrivata la convocazione ufficiale. Io il 4 di giugno ero a Teramo per riprendere diciamo il cammino che avevamo lasciato. E sono stati giorni un po' difficili perché pensavo che si potesse arrivare ad una soluzione per poter proseguire un rapporto che nell'arco dell'annata la società aveva manifestato di voler proseguire un rapporto con me anche per il futuro, e quindi diciamo che il mio voler basarmi su un contratto biennale era solo ed esclusivamente perché la società mi aveva prospettato anche un certo tipo di futuro al di fuori del rettangolo di gioco, e quindi di conseguenza per me chiedere un biennale non era assolutamente una bestemmia. Invece la società diciamo che ha cambiato quelle che magari sono le prospettive o quelle che sono diciamo le esigenze, e quindi mi ha prospettato un contratto su base annuale che secondo me, per come vedo io il mondo del calcio, andava un po' a cozzare con quelle che erano le loro volontà durante tutto l'anno. Quindi è stato un momento un po' difficile perché non pensavo che si arrivasse ecco, a un divorzio, però purtroppo le carte in tavola possono cambiare velocemente, e quindi di conseguenza si è dovuti arrivare a un divorzio. Qualcosa si sta muovendo, sono solo degli apprezzamenti che ad oggi diciamo che si concretizzino, c'è ancora un po' di tempo che deve passare, però ci sono degli apprezzamenti Jacopo, e quindi dai, speriamo che qualcosa si concretizzi.
È tutto per questa seconda edizione del TG6, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. La prossima edizione, la terza, non andrà in onda come sempre alle 23, bensì subito dopo il termine della trasmissione diretta stadio. Grazie per l'attenzione e buona serata.